me somebody. Let's go. LiguriaWeb.tv, ben ritrovati a un'altra puntata. Una puntata molto molto particolare. Innanzitutto la mia felicità, la felicità anche dei nostri dirigenti di LiguriaWeb.tv quando gli ospiti ritornano. Se gli ospiti ritornano sui nostri schermi, qua nei nostri studi, vuol dire che si sono trovati bene. In questo caso ci siamo trovati entrambi benissimo, con tutti dovrei dire, in particolare con Leslie Pario, che è qua non solo per parlarci ancora della sua attività e a che cosa è connessa la sua attività. Noi l'abbiamo battezzata, o meglio ci ha suggerito di battezzarla qualche settimana fa, non solo nutrizionista ma soprattutto coach, mutuando il linguaggio del mondo dello sport, del calcio, del basket, del volley in particolare, coach del benessere. E in questa puntata Leslie viene per presentarsi come futura conduttrice, futurissima conduttrice di una trasmissione tutta sua, dove parlerà ovviamente di quella che è la sua attività e a chi si rivolge la sua attività. Innanzitutto, anche se lo abbiamo fatto un paio di settimane fa, Leslie, grazie di essere con noi, intanto bentornata e in bocca al lupo per quando condurrai tu la tua trasmissione. Cosa significa coach del benessere? Nutrizionista lo sappiamo, coach del benessere va identificato con qualche particolare. Allora, una coach del benessere è una persona che aiuta le persone, le altre persone, a stare bene a 360 gradi, a motivare le persone, a tirare fuori le risorse che ognuno di noi ha dentro per raggiungere i propri obiettivi, che possono essere di alimentazione, possono essere di benessere mentale, di benessere fisico, quindi proprio un benessere a 360 gradi, ovvero si parte dal presupposto che tutti noi abbiamo gli strumenti da utilizzare, ma molto spesso non sappiamo farlo, quindi tirare fuori questi strumenti. E il mio ruolo è quello di aiutare le persone a tirare fuori i loro strumenti. Qualcosa di simile a ciò che viene definito motivatore, esatto. E che vanno tanto di moda anche nel mondo dello sport. Ovviamente toccheremo, esatto, anche questo tema, ma tu quando presenterai poi le due puntate avrai modo di aprire il ventaglio dell'offerta che un'attività come la tua offre a tutti coloro che sentono di averne bisogno. Io direi che in questo caso un po' tutti potrebbero avere necessità del coach del benessere, soprattutto tutte quelle persone che per attività o disattività sono sotto stress. Sì. Ho mirato bene? Hai perfettamente centrato il punto, sì. Ne abbiamo bisogno tutti in realtà. C'è un metodo particolare per avvicinarsi a queste persone e per dar loro benessere? Allora, il metodo che utilizzo è chiamato CALMA, che è l'acronimo di Cambia Ali, Mente e Azione, ovvero... Ecco. Io me lo scrivo, l'ho già fatto la volta scorsa. Ti ricordi che la volta scorsa l'ho fatta, no? Però me lo riscrivo. Cambia. Calma. Calma. Cambia. Ali. Ali. Mente. Mente. Azione. Ne manca una lettera, la L. Ali. Ali, mente, azione. Quindi, come dice proprio il termine, come vedi anche scritto, diamo degli strumenti alla nostra mente per agire, cambiando alimentazione, perché come mangiamo è importantissimo per la lucidità mentale, per prendere decisioni, e con calma, a piccoli passi ottengo grandi risultati, è il mio motto. Qual è tra questi quattro elementi, cambia, ali, monte e azione, il più importante? O tutti quanti hanno una valenza paritaria, 25% per ciascuno, e se ne arrivare al 100, a quota 100? Si può partire da qualsiasi per migliorare anche gli altri aspetti. Quindi non ha importanza da dove partiamo, l'importante è iniziare con un piccolo passo. E quali sono i casi più frequenti che ti capitano, Leslie? Sono persone che magari, intanto la maggioranza che vuole cambiare alimentazione per dimagrire, persone che vogliono raggiungere degli obiettivi, quindi anche delle prestazioni sportive, quindi magari non hanno mai corso e vogliono iniziare a correre, quindi hanno bisogno di motivarsi, oppure persone che non stanno bene con se stesse, non credono in se stesse, non hanno fiducia, non si sentono all'altezza delle situazioni, hanno bisogno di trovare più forza dentro di sé. Quindi diciamo che
il pubblico è vasto. Dico che non ci senta nessuno. Se mi fai da supporto, mi fai diventare un campione di kendo? Dai. va bene. Proviamoci. Allora, ci lasciamo qua, ma ci rivediamo a una prossima puntata, perché dopo essersi presentata, Leslie nella prossima puntata entrerà direttamente in azione e avrà qualche cosa di importante da proporvi. Arrivederci.